Sapevamo che la Jesina era una squadra molto pericolosa sui calci piazzati, una squadra forte fisicamente, tra le più forti del campionato, credo questo in senso assoluto, una squadra molto organizzata e sapevamo che avremmo dovuto avere molta pazienza per cercare di trovare la via del gol. Ripeto, dopo il gol sicuramente abbiamo gestito molto molto bene, i ragazzi sono stati attenti e concentrati e quindi portiamo a casa un risultato che dopo la sconfitta di domenica, così abbiamo passato sicuramente una brutta settimana ed è chiaro che i ragazzi meritavano una gioia del genere e come ho detto, su un campo così difficile sicuramente questo ci dà grande consapevolezza, ma al tempo stesso siamo convinti che dovremo lottare fino all'ultima giornata di campionato. Come società, come è organizzata la vostra società? Ma diciamo che è una società composta sicuramente da persone serie e oneste, soprattutto, e soprattutto nel panorama calcistico, soprattutto laziale, parlo, non è cosa di tutti i giorni. Quindi la mia società è composta da due presidenti che fanno sicuramente grandi sacrifici, coadiuvati da qualche collaboratore, però ripeto, la cosa più importante è che sono persone serie e oneste, i ragazzi questo lo sanno. E abbiamo affrontato all'inizio questo campionato così, sapendo, consapevoli che saremmo stati eravamo inseriti in un girone molto competitivo, con grandissime società, grandissime piazze che, come ho già detto, hanno storie completamente differenti rispetto alla nostra, e questo ci ha dato probabilmente l'entusiasmo per affrontare il campionato con grande vigoria, grande cattiveria agonistica. E la società ci ha sempre lasciato molto molto sereni, ha sempre detto che se dovesse arrivare il sogno, saremmo tutti molto felici, ma se non dovesse arrivare non è che ci possiamo così ammazzare per questo, però è chiaro che a 3 giornate dalla fine essere ancora in testa. Dell'anno scorso sono rimasti 4-5 giocatori, 3 grandi e 2 giovani, rimasti Mancini, Tagliarol, Galluzzo che oggi non c'era, e poi sono rimasti Rustic e Bernardi, due ragazzi un 93 e un 94. Abbiamo completamente cambiato la squadra e quindi siamo ripartiti da zero su una squadra che aveva vinto il campionato d'eccellenza laziale. Senta, domenica potrebbe essere la giornata decisiva, voi con l'Ancona la San Benedetto presa. Ma decisiva sicuramente no, perché poi considerando sempre il calendario, noi la settimana dopo andiamo a Civitanova e ci aspetta una partita difficile, la settimana dopo abbiamo il Celano in casa, è chiaro che quel giorno probabilmente se ci serve la vittoria, voglio dire, in casa dovrà fare la differenza sicuramente qualcosa in più da parte nostra, però le partite con l'Ancona e con la Civitanovese determineranno un po' quello che è il risultato finale. E affrontiamo l'Ancona consapevoli che è una grande squadra, che probabilmente ha raccolto meno di quanto era un po' nei programmi iniziali, perché credo che l'Ancona era la squadra che doveva insieme alla Samba lottare per vincere il campionato, quindi sappiamo che ci aspetta una partita difficile, non sarà decisiva perché poi ho detto mancheranno ancora 2 giornate, quindi credo che dovremo tenere botta fino all'ultima giornata di campionato.